Pensa alla città dei tuoi sogni. Ora chiediti cosa sacrificheresti per viverci. Ciao, sono Chris, benvenuti in questo nuovo video. Alcune settimane fa ho letto un articolo molto interessante sui sogni e sulla città dei sogni. Allora ho fatto un po' di ricerche ed è venuto fuori questa top 10 delle città americane da sogno. Ma la cosa più interessante è stato quello di scoprire quali sono le motivazioni che spingono le persone a dire quella è la mia città dei sogni. Cosa cercano le persone nella città dei sogni? Ma cosa ancora più curiosa e interessante è stato quello di leggere quali sono le principali cose che le persone sono disposte a sacrificare per andare a vivere in quella città da sogno. Me la gioco subito così. Al primo posto delle 10 città da sogno americane c'è New York City. Mi sono giocato questa cosa perché era abbastanza scontato, ma il resto della classifica non è così scontato. Al decimo posto delle città da sogno americane troviamo Austin, che secondo me scalerà le classifiche molto presto. Al decimo posto come aspetti positivi ricercati nella città dei sogni c'è la scuola, l'istruzione, una scuola, un'istruzione migliore. Mentre al decimo posto delle cose da sacrificare, pur di andare a vivere nella città dei sogni, quella di posticipare più in là una relazione sentimentale. Al nono posto degli aspetti positivi troviamo un clima più freddo, probabilmente persone che arrivano dal caldo. Mentre al nono posto delle cose sacrificabili troviamo il fatto di rinunciare a accumulare per la pensione per qualche anno. Nono posto delle città da sogno, Colorado Spring. Ottavo posto per gli aspetti positivi, tornare a casa da amici e famiglia. Ottava cosa sacrificabile, il vivere senza auto. Città numero 8, Miami. Aspetto positivo numero 7, la diversità, la disponibilità a fare debiti è la parte sacrificabile numero 7. Al settimo posto la città di Dallas. L'aspetto positivo, il cibo e cose da sacrificare, il fatto di vivere in una casa piccola o condivisa. Sesta città, la città di Chicago. Al quinto posto degli aspetti positivi, il fatto di trasferirsi in una meta più calda e disponibilità a sacrificarsi per arrivare alla città dei sogni. Al quinto posto troviamo l'idea di dover fare un secondo lavoro. Quinto posto la città di San Francisco. Quarto posto la ricerca di migliori opportunità professionali. E per quanto riguarda i sacrifici, invece, con serenità si è disposti ad affrontare un periodo senza prendere vacanze. Completiamo la classifica delle città. Quarto posto Denver. Terzo posto Los Angeles. Secondo posto San Diego.
abbiamo già detto che la città più sognata d'America rimane New York City. Arriviamo diretti alla top 3 degli aspetti positivi. Quali sono le tre cose che fanno pendere la parte verso le città di sogni? Terzo posto, gli spazi verdi e le cose da fare all'esterno. Seconda cosa, tutte le cose da fare in generale. Prima cosa, la cultura e l'educazione di una città. Siamo arrivati alla parte croccante, il conto da pagare, quello che saremmo disposti a mettere sul piatto pur di trasferirci nella nostra città dei sogni. Però prima vi voglio ringraziare di aver visto il video fino a qui. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e se vi va iscrivetevi al canale. È gratis e mi farebbe un sacco piacere, anche perché si sta creando veramente una community speciale e vorrei che continuasse a crescere. Ultima cosa, lasciatemi nei commenti qual è la vostra città dei sogni, perché e cosa sacrifichereste pur di viverci. Al terzo posto il cibo, che vuol dire sacrificare quantità di cibo, qualità e scegliere il miglior prezzo. Al secondo posto uscire meno durante la settimana o addirittura fare una sola uscita mensile. E al primo posto intaccare pesantemente i propri risparmi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!